Oggi siamo a Kyoto, al Nishiki Market, e vi facciamo vedere tutte le cose strane che si possono trovare da mangiare in Giappone. Ecco la prima. Allora ragazzi, questa qui è l'anguilla. Non so se la conoscete. Questo pesce qua da noi in realtà non è tanto prelibato. Vi assicuro che qua è una bomba. Giusto per rendere un'idea, quella qua su costa circa 20 euro. Vorrei tanto assaggiarla, ma direi che ne cerco una più piccola e assaggio quella piccola. Allora direi che questo è il nostro primo stop, perché ci sono spiedini di tutti i tipi. Oh, ecco, quella è una mini anguilla, quindi assaggiamo sicuramente la mini anguilla. Io direi che assaggerei anche questa, che mi sembra una capasanta gigante. Scaldata il microonde, non me l'aspettavo. Costo di due spiedini 1000 yen. C'è pure da mangiare, è il tossicino. Ma è una vongola gigante. Bomba. Questa è l'anguilla che dicevo prima. Fanno con la salsina bomba, con grigliatina. Ciao ragazzi. Tra l'altro sicuramente qua troviamo del sushi. Vediamo dove e a che prezzo. Allora, questo è uno dei banchetti più interessanti che abbia visto, perché essenzialmente qui vendono tè, lo tosta direttamente qua, vi faccio vedere. Allora, vedete, dietro lei, laggiù, sta uscendo il tè direttamente. Cioè, quella macchina lì tosta il tè e lo fa uscire direttamente lì dentro. Potete comprarvelo tutto qua. Ci proviamo a comprare il tè, non ho idea di quanto costi. Oggi proviamo anche il tango. Questo costa circa 1 euro. Lo faccio subito. Consistenza direi molliccia. Fate il riso? Vabbè, non hanno tantissimo gusto, però non sono male. Ma questo è essenzialmente un tonkatsu. Can I have one beef and potato? Manzo e patate fritti. Come fanno ad essere buono? Come patate non l'avevo ancora assaggiato. Questo è, penso, il mio piatto preferito del Giappone, ed è l'unagi, giusto? Perché c'è l'unagi e la nata, cambia tutto secondo me, ed è l'anguilla d'acqua dolce giapponese. Infatti da noi questa anguilla qua non si trova, è introvabile, quindi penso che per un mese mangerò questo. Allora ragazzi, ora passiamo alla tempura, quindi gamberi in tempura. Questa gamberi in tempura è speciale perché costa tanto, che sono 500 yen, brucia tantissimo e ha questa tempura fatta tutta un pochettino ghirigurata. Ora lo assaggiamo. Aia, ho preso togliolini e messo la soia. Ah, buono. Vai, no, aspetta. Ah. Posso dire? Vale. Queste sono castagne giapponesi, me ne hanno appena offerta una. No, ma ti giuro, andiamo a prendere un sacchetto, dove l'ha preso? Sono fermata a prendere castagne perché qua sono particolarissime. La perfezione di questa castagna, tutta lucida, perfetta. Ora vi faccio vedere come si sbuccia. È particolarissimo, con una facilità confronto alle nostre. Qua, cioè, guarda che roba, non c'è una buccia dentro, non ha nessuna buccia. Sono buonissime. Allora, siamo al tempio di Kiyomizu-dera a Kyoto. Abbiamo preso un tofu, ma in un packaging super particolare, ve lo faccio vedere. Dovete prendere il vostro mestolino, scolare un piccolo pezzo di tofu, metterlo nella ciotolina, poi, facile facile, prendere questa salsina che si cuccia direttamente nell'acqua calda, questo è geniale, versi un po' dentro, tutto quanto in realtà, fatto! Tofu strabuono! Assaggiamo questa cosa che si chiama Kyobaum Stick, sembra una crepe con strati. È buonissimo. Voglio mangiare tutto. Ho troppo zucchero per te. Aspetta! No, cosa? Cioè, di cos'è? Non lo so, ma è buona, tieni. È buona? Buona, leggera, saporita, dolce, sempre provato. Allora, siamo andati a un altro tempio, abbiamo preso il wagyu. Questa è una carne tipicamente giapponese, andiamo all'assaggio. È buonissima, molto grassa, molto buona. Quanto hai pagata? 4 euro, un po' cara. Allora, oggi siamo Osaka e assaggiamo i takoyaki, che sono palline di polpo super caldissime con del tonno secco sopra. Ora andiamo all'assaggio. Molto calda. Costo di 8 palline, 600 yen, molto molto buone. Io avrei detto che c'è anche qualcosa... Ah sì, questo è proprio tentacolo di polpo. È una cheesecake, ma non è una semplice cheesecake. Ve la faccio vedere. Prima di tutto è calda. Ah, ma te la sigillano anche. Madonna ragazzi, tenerla tra le mani è morbidissima. Cioè, non rende... Oh, è calda. Oh, brucia. Cioè, non so come farvi vedere quanto si muove. Dovrei aprirla. Happy Christmas. Si capisce quanto è gommosa. Bom, bom. Andiamo al taglio.
taglia. Ragazzi, è tristissimo doverla tagliare perché è sofficissima. Cioè, guardate come fuma. Ah, me l'aspettavo diversa. Non è cattiva, però è buona in realtà. Solo che me l'aspettavo completamente diversa. Mi aspettavo un pan di Spagna o una cheesecake. Invece sa di formaggio, ma non so quale formaggio. È molto particolare, veramente, cioè, a voto 10. Perché è buona, ma non è un pan di Spagna. È proprio formaggio cotto. È formaggio cotto, volete assaggiare? Sì. Ok. Comunque la campana che avete appena sentito, perché i bambini sono stati sfornati. Hanno sfornato le torte. Oggi siamo a Takayama e proviamo il Mont Blanc, ma con il tè matcha. Ah, innanzitutto posso dirvi che questo è un tè d'accompagnamento, sempre il matcha, però stranamente assaggi. È dolce. È molto dolce, sembra Nesquik dolce. Sofì? Ok. Non cadere nella brace. Quindi andiamo al taglio. Lo tagliamo. Ma questa è una castagna, easy. Che taglieremo a metà? No, non ce la facciamo. Quindi andiamo qua. Beh, è mollissimo. È mollissimo e ora ho incontrato qualcosa di durissimo. Ma le fragole dentro? What? È un mochi. È un mochi. Sembra metà tra un mochi. A livello estetico possiamo dire che per me è un no. Cioè, si frantuma tutto. Sì, sì, assolutamente. Assaggiarlo io per primo? No, perché sennò... Allora, devo dire che ci sono rimasta molto male come consistenza e anche come presentazione, perché si devasta. Quindi ho molto paura di assaggiarlo, ma lo assaggerò. Sembra buono in realtà. Aspettate un attimo che... Assaggio io. Lo riassaggio un attimo. In realtà io lo promuovo. Non è un 10. 8. È un gelato. È un gelato al mochi col matcha. Non c'entra niente con Mont Blanc. No, non c'entra niente con Mont Blanc. È praticamente un gelato alla vaniglia. Non c'entra niente con Mont Blanc. Solo la forma di questi spaghettini del Mont Blanc. No, beh, dai. Cioè, no. Non c'entra niente. È una castagna e gli spaghetti, fine. No, non è un Mont Blanc. 4. Costo 1500 yen, ma è un po' troppo caro, Giulia? Troppo caro. 3. Oggi assaggiamo questa moneta gigante che è un pancake con dentro il formaggio. Ragazzi, giuro, un abbinamento dolce e salato è una bomba. È una bomba. Andre, vuoi assaggiare? Sì. Anche tu? Tra l'altro si vince se spendi 2000 yen in un negozietto di roba coreana. E ovviamente Giulia ha detto è mi sacrifico per la patria. Amore. Salato ma dolce, ma dolce ma salato. Buono. Approvato, super approvato. Oggi mangeremo questo coso strano. Credo che sia tipo una granita. Sei venuta anche tu? È tutto così? Sì, sembra segatura. È stranissimo. Assaggiato, Sofì. Allora, è tipo... sembra una mousse poi in bocca, ma sembra una granita. Sembra una granita. Quando la metti in bocca è molto particolare. Devo dire che ne vale la pena. È particolare. Mi chiedo come l'hanno fatta. Però è davvero tutta così. Non più credo. Quali sono questi qua? Sono compresi, sono extra. Sai, è particolare anche questo. Vediamo, proviamo a mettere anche il latte. Hai latte? Proprio panna. Non ho capito niente, ragazzi, però è buono. Allora, sempre a Koreatown a Tokyo, oggi proviamo il potato corn dog with mozzarella cheese. Non so cosa è cosa, assaggiamo. Dentro direi che è mozzarella. Ah, fuori sono le patate e in mezzo c'è la pastella. Guarda, è buonissimo, però è buono. Siamo in un BBQ coreano, vi faccio vedere come si mangia. Si prende una foglia, si mette la carnazza, poi la si condisce come si vuole. Quindi noi abbiamo le cipolle, tante, perché tanto questa la mangia Andrea. Un po' di fagioli di soia, germogli di soia. Poi andiamo di kimchi, che morirà perché è piccante. No, io odio kimchi, no, non è vero, non lo voglio. Goccia di wasabi, ok. Poi si va a chiudere tutto, come un kebab. E si dà in bocca alla persona. Morbida, avevo messo più cipolla, più wasabi. Oggi siamo a Kamakura e assaggiamo il matcha tiramisù. Essenzialmente è un tiramisù ricoperto di matcha. Consistenza secondo me un po' molliccia, come potete vedere. Morbidoso. Tutta crema, non vedo nessun biscotto al fondo, quindi la crema è ottima. Peccato che non mi piace il matcha. Ho capito perché era così. Infatti adesso ho fatto un buco e sta crollando in fondo perché non c'è niente sotto. Sta ben crollando. Ah sì sì, si è inglobato tutto. C'è una voragine. Perché non c'è nessun biscotto sul fondo. È semplicemente crema con un po' di matcha powder in cima. Però buono. No. Allora, dopo essermi mangiato tutto sto coso qui, per me è bocciatissimo, è un po' nasabondo, non mi piace in realtà. Tè è troppo amaro e quindi non ve lo consiglio, mi dispiace. Oggi assaggiamo l'omu rice, famosa omelette difficilissima da fare giapponese. Andiamo al taglio.
Ah, è molto più cotta di come mi aspettassi. È cottissima, ragazzi. Mi aspettavo che si sciogliesse di più. Quindi andiamo ad assaggiarla. È buonissima. È veramente buona. È veramente, veramente buona. Cioè, non so come descriverla. È qualcosa che ho già mangiato, quindi lo conosco come sensazione, ma non mi ricordo che cos'è. Ma è buonissima. 100%. Mangiatela. Secondo me il ketchup non ci sta proprio per niente. Buona così. Siamo da Starbucks, che non ha niente di tipico, ma siamo venuti qua per mangiare quello che invece abbiamo preso, ovvero questi waffle da Mr. Waffle. Ragazzi, è buonissimo. Questi sono con la mela dentro. Questo secondo me è il migliore. Mela dentro già l'impasto e poi va a cuocere. Cambia tutto. Buonissimo, mi giuro, buonissimo. Invece assaggio questo bignè con dentro la crema pasticcera. C'è anche la versione col matcha, con la panna e altre cose. Guardate che bello. Sembra un panino dolce con dentro una crema pasticcera. Tra l'altro trovate sia questo sia waffle di Giulia dentro la stazione Akihabara al B1. Semplice ma strabuono. 300 yen, poco di più. Oggi proviamo la crepa al matcha tiramisù. Siamo vicino a Sensoji e non so, ho un po' paura di mangiarla. Provo. Ok, all'inizio è tutta panna, quindi adesso dobbiamo un po' cercare altro, credo. Ok, qua vediamo strati già di matcha, vedete? Vedete un po' il matcha? Andiamo a assaggiare. Gelato al matcha dentro. Una bomba. Allora, la nostra ultima sera a Tokyo. Siamo capitati in questo ramen dove c'è il ramen con la panna. E l'abbiamo preso. Può essere una cazzata? Può essere. Davvero panna? Non lo so, andiamo a vedere. Allora, assaggiamo. Se sbocco. E panna. Panna senza zucchero. Quindi ora, in teoria, qua sotto ci sono gli udon. L'aspetto è abbastanza nauseabondo. Proprio panna montata? Sì, è panna montata. Allora, in teoria dovremmo girarlo. Ah, male al cuore vedere sta roba. Poi devo metterci il brodo. Qua ci va il brodo nella panna montata. Posso assaggiarlo prima senza brodo? A parte che questo era pure quello piccante. È buono. Una volta che la smonti, panna normale. È buono. Come la nostra panna è prosciutto senza prosciutto. È vero, una volta che la smonti, mettiamo il brodo, giriamo, assaggiamo, secondo me è buonissimo. Buono, ha un gusto in realtà delicato, non è piccante, delicato, buono, sta buono, bravo. Allora, finiamo in bellezza con il melon pan, che è uno dei nostri dolci preferiti. Essenzialmente è un panino, una brioche dolce con le zolette di zucchero in cima. E dentro ci puoi mettere matcha, crema, vaniglia, diciamo, o la panna. Noi abbiamo preso con la vaniglia. Sto dando caldo con dentro gelato. Oggi fa un po' freddo, ma quando fa più caldo il gelato è top. Croccantino fuori, morbido dentro. Non so neanche spiegare perché è buono, felice. Devo dire, questo rimane uno dei dolci preferiti. Cosa c'è che ti piace così tanto in questo melon pan? Non lo so, richiama proprio l'infanzia, se posso. Non c'è un dolce più infantile di questo, penso. Comunque il migliore è proprio dietro il tempio di Sensoji.